Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha congelato l'emissione e l'incasso dell'iscrizione al contestato albo degli artigiani. Provvedimento al centro non solo di polemiche politiche, perché considerato da più voci lesivo della libera concorrenza, ma anche del ricorso di una ditta elvetica del Sopracenere. Ricorso accolto nel novembre dalla giustizia amministrativa svizzera. Un passo, questo, che potrebbe precedere l'abrogazione della LIA, la legge sugli artigiani che istituisce l'albo. Per ora il Consiglio di Stato ticinese, quindi il governo cantonale con sede a Palazzo delle Orsoline di Bellinzona, tramite una lettera ha imposto alla Commissione di Vigilanza della LIA la sospensione dell'emissione e dell'incasso dell'iscrizione all'albo artigiani. L'introduzione della LIA era stata pesantemente criticata anche dagli artigiani comaschi, ma le polemiche più forti erano arrivate dall'interno, dalla Svizzera, così come il ricorso al Tribunale amministrativo.